Sì, corretto, corretto. La situazione, dei casi complessivi sta crescendo in modo importante e come, primo think tank privato italiano, con i nostri 260 colleghi, il 100% di loro in smart working in questa fase, non potevamo non domandarci quali implicazioni di questa fase sulla tenuta del sistema paese e più in generale sulle implicazioni europee, mondiali prima, europee ed italiane poi. Giustamente stiamo sottolineando tutti come i casi totali nel mondo stanno esplodendo. Vorrei dare un taglio, non dico ottimista, ma comunque di contesto più specifico alla realtà italiana che sta già dimostrando un rallentamento del tasso di crescita e in una logica di proiezione futura, se vogliamo immaginare di avvicinarci al picco e quindi ad una fase di consolidamento e ritorno alla normalità, è proprio il grado relativo di velocità che dobbiamo misurare. E non so se l'avete il cartello relativo all'andamento dell'Europa, un commento lo vorrei fare rispetto ai tassi di crescita Italia verso gli altri paesi. E se guardiamo i primi 5 giorni dalla nascita, dall'osservazione del primo caso, l'Italia E il era. cartello, scusi, De Mollo, il cartello 3 lo dico perché non è semplice, con la regia, il cartello numero 3 credo si riferisse adesso De Mollo. Ecco, Sì, adesso lo no, vediamo. non, questo è un altro ancora che avete alle vostre spalle, forse è saltata la numerazione dei cartelli, ma se recuperate quello dei casi cumulati di coronavirus nei principali paesi europei, il punto che volevo sottolineare è come dalla identificazione del 200° caso in avanti Sì. l'Italia è cresciuta del 24,9%, mentre la Germania del 29,8%, la Francia del 30,2%, la Spagna del 37,7%. Era la pagina 4 della presentazione che vi avevo Sì. anticipato. Se riuscite a No, trovarla, forse non no, era. però potremmo, fatta questa premessa che è molto importante, potremmo vedere anche, tornando in Italia, al cartello che riguarda le province più colpite, il cartello numero 2 per noi, perché quello ci racconta una cosa molto importante, no, De Molli? Esatto. Quindi un primo messaggio che volevo dare della serie Malcomune mezzo gaudio, il resto di Europa sta accelerando a tassi di crescita molto più alti dei Sì. nostri agli inizi del periodo. Quindi è un primo punto di riflessione. Il secondo riguarda questo che lei ha sottolineato, dottor Pancani, che per certi versi mette a fuoco come la realtà di Lodi sia in effetti un esempio di buona pratica, perché grazie alla zona rossa, al blocco totale di ogni socialità e di ogni spostamento, che possiamo oggi celebrare il fatto che Lodi diventa l'unica delle province che di fatto sta azzerando, ha già azzerato il proprio tasso di crescita, mentre da tutte le altre parti sta proseguendo abbastanza in verticale. Il caso di Bergamo e Brescia, è impressionante. Di fatto oggi l'insieme di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona rappresentano più del 70% di tutta la Sì. Lombardia, quindi molto concentrato in queste aree. Sì, volevo dire una cosa, cioè c'è il caso di Lodi, giustamente sottolineava De Molli, ricordiamo anche se è un caso diciamo, più piccolo da un punto di vista di territorio e popolazione, il caso di Vo' Euganeo in provincia di Padova, in Veneto, no? Però guardando le province più colpite è impressionante sottolineare di come queste province siano tra le più produttive d'Italia e d'Europa, no? Questo per andare poi al cartello successivo De Molli, cioè che cosa succederà al PIL italiano? Sì, è corretto, questo è il cuore del motore del nostro paese.
Ed è evidente che un rallentamento di questo cuore fa rallentare tutto il resto d'Italia. L'impatto sul turismo e sugli esercenti, diciamo così, della ristorazione, dei bar, eccetera, è devastante. Noi abbiamo in questa chiave di proiezione che ci fa capire come il PIL potrebbe contrarsi di 3 punti percentuali, oltre 3 punti percentuali nel 2020. In questa chiave assumiamo una fase, diciamo, limitata alla fine di aprile Sì. per l'attuale stallo, e quindi potrebbe anche essere ottimistica questa proiezione se la situazione dovesse deragliare negativamente, se dovessimo vedere un accendersi dei Chiarissimo. casi e Non c'è dell'epidemia. dubbio, anche perché io ho visto, abbiamo letto, abbiamo sentito, ovviamente. Sono solo previsioni di scenari, lo sottolineava De Molli, addirittura più pessimistici, con un crollo del PIL che potrebbe essere tra il 5 e il 6%. Ovviamente tutto questo dipende da quanto, come, in che tempi riusciremo, non dico a sconfiggere, ma insomma a domare in qualche modo la bestia del Covid-19, perdonatemi l'espressione un po' ruvida.